gracias. Se mi lasci, non vale. Muchas gracias. La valigia sul letto, quella di un lungo viaggio. E tu senza di niente hai trovato il coraggio. Con l'orgoglio ferito di chi poi si ribelle. Ma quando ti arrabbi sei ancora più bello. E così su due piedi io sarei liquidato. Ma vittima sai, è un bilancio sbagliato. Se un uomo tradisce, tradisce a metà. Per 5 minuti e non eri più qua. E mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Non ti sembra un po' caro? È il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale. 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 Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Metti a posto ogni cosa e parliamone un po'. Io di errori ne ho fatti e le colpe ne ho. Ma quello che conta tra il dire e il fare è saper andar via ma saper ritornare. Se mi lasci non vale. 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 Non ti sembra un po' caro? È il prezzo che adesso io sto per pagare. Se mi lasci non vale. 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 Dentro quella valigia tutto il nostro passato non ci può stare. Gracias, muchas gracias. Cantando, encantado de conocerte, ¿eh? Hola, Michael, ¿cómo está? Bravo Simone, vieni, 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 vieni. Beh, Giorgio, devo iniziare per forza da te, insomma. Sì, ma la risposta quando lui te, grazie, occhio, a quello che dici. No, quando tu hai detto grazie, se io ti ho detto de nientas, io penso che bello, eh. Questo me la so scritta. Come parlo bene. Ti posso un attimo al volo ringraziare costumi e parrucco, sì, e trucco da parte di tutti, ovviamente, sono, e anche tutti i ragazzi della produzione che ci sopportano, e soprattutto te che ci sopporti. No, io figurati, è un onore e un piacere avervi qua con noi. Beh, Giorgio, prego. No, io l'avevo creato questo personaggio, Giorgio Iglesias, perché era ospite attorno sabato il figlio Enrique. Enrique. E allora gli dissi: guarda, io ho preparato l'imitazione di tuo padre, ti va bene se io quando tu entri poi ti saluto come tuo padre? Ha detto: se fai questa cosa io me ne vado immediatamente. Perché avevano litigato, io non sapevo niente. Però il personaggio era già pronto e l'ho fatto, che però aveva sta cosa che lui andava in giro itinerante per il suo fan club, Fanculio, che era un suo club. E era il suo ogni, certo. E quindi lui magari era a Bassano del Grappa e il suo club lo invitava a bere la grappa. Allora lui quando cantava, visto che questa cosa che sembra che adesso tipo una gastrite, una roba, allora ogni volta che lui prendeva e cantava Manuela, se di notte voglio amore c'è una sola donna che lo fa. Manuela, perché gli veniva, capito? Certo. C'aveva il rigurgito. E questa era la cosa che è nato. Però, Julio, insomma, a parte, Julio, a parte il trucco, sembri veramente Silvan. Ora, sembra Silvan. Gli hai rubato la battuta. Sembri Silvan, però la voce c'era, hai fatto anche in questo caso un buon lavoro. Mi piace sempre dire hai fatto un buon lavoro, perché tutti quanti voi fate un buon lavoro durante la settimana e si vede poi il risultato. Il risultato. Loretta, che nel frattempo quando si è alzato Malgioglio ti ha infilato la spallina in testa. Madonna mia! Ti ho fatto male, scusami tesoro. No, no, non mi ha fatto niente perché la treccia è finta. No?
No, vuoi il mio parere? Sì, il tuo parere, certo. Non vuoi sentire, no, il tuo. Prima Maggi? No, no, Loretta. No? Sicuro che non sicuro, vuoi sentire? Sicuro, sicuro, sicuro. Allora, io invece ho trovato che il trucco fosse molto somigliante e c'era un momento in cui il microfono era di tre quarti, si vedevano gli occhi, cioè veramente molto simile, anche la voce somigliante, forse ti mancava un pochettino di quel vibrato, quel vibrato, il suo vibrato del corazon, capito, però per il resto benissimo. Grazie. Maggi, allora qui ci troviamo di fronte a uno dei cantanti latini più grande di tutti i tempi. Aspetta, non lo rimane, uno dei cantanti latini più grande di tutti i tempi. Allora, devi sapere che Iglesias ha una voce molto delicata, molto vellutata. La tua mi sembrava, che ne so, una voce sintetica. Non so, non ho sentito questo velluto nella voce. Questo è un po' melanconico quando hanno detto i risultati, sì, del sindaco, ecco, di Roma. Scusa, ma scusa, ma perché mi... quanto voi date dei giudizi? Io non vi dico mai niente. Adesso, prossimamente, quando dite bravo, bravissimo, stupendo, però, chapeau, dopo però, parlo, scusa, io. No, scusa, voglio dire una cosa, però, aspetta, proprio tu che parli di sintetico, dati pazienza, ma... Ma io sono sintetico stasera, scusa. Io sono tutto sintetico stasera. Fra l'altro, facciamo i complimenti solo all'aranciatore, che è meraviglioso. Beh, il coach, ragazzi, ma il coreografo è meraviglioso, è uno che dovrebbe andare a Las Vegas, uno così è stupendo, soprattutto in questo numero di Julio Iglesias, no, la coreografia è stata, no, perfetta, no, 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 che c'entra, amore, prima di... lui portava molto bene il microfono in mano, ah, oh, vedi qualcosa, ma ci vuole, guarda, non è facile portare il microfono, lo so, è molto difficile, certo. La mano nel cuore l'hai posata poco. Senti, però non volevo esagerare, sentiamo Plati. Allora, subito appena l'ho visto entrare pensavo che cantasse "Vorrei ricoprire la tua bocca di baci, di baci". Sembrava un po' Tony Sant'Agata, devo essere sincero. E invece mi hai riportato proprio in quel periodo. Sentivo il sospiro di quelle signore un po' attempate, non è vero? Che sono, mi hanno ricordato quegli anni dove sì, sono, la valigia era piena di ricordi sul letto e adesso è finita nel sottotetto, non è vero? Bravo, complimenti. Grazie. Molto bene, accomodati. Bravissimo. Ultima, questo lo lascio a me, grazie. Ultima.